Il principe Carlo una volta contemplò l'intera esistenza della famiglia reale in un momento di panico, come mostrano i rapporti scoperti. Una collezione di acquerelli del principe sarà esposta il mese prossimo. Presentano alcuni dei suoi luoghi preferiti per rilassarsi e saranno in mostra alla Garrison Chapel di Chelsea nello spazio espositivo della Prince's Foundation. I paesaggi scozzesi stupiranno. Gli appassionati, luoghi come una mila John O'Groats e Glen Callater vicino a Balmoral, così come scene all'aperto dalla Provenza nel sud della Francia e dalla Tanzania nell'Africa orientale, rivelando il motivo dietro i dipinti, una piccola descrizione accanto all'opera racconta come Charles trova che il processo rinfresca parti dell'anima che altre attività non possono raggiungere. La Scozia è nota per essere una delle destinazioni preferite da visitare di Charles, un luogo dove può rilassarsi nell'ambiente privo di stress delle Highlands. Ma funge anche da luogo in cui lui e la sua famiglia hanno vissuto forse uno dei momenti più stressanti e ansiosi della storia recente, è qui che erano in vacanza quando Diana, principessa del Galles, morì tragicamente. In un momento di grande lutto sia per la famiglia. Che per il paese, si dice che Carlo abbia momentaneamente considerato l'esistenza dell'intera monarchia come risultato della morte. Penny Junior, un'autrice reale, nel suo libro del 2005 The Firm, ha dettagliato la risposta immediata di Charles alla tragedia. Qui, ha raccontato di come lui ha chiesto, mi daranno la colpa tutti, vero? Ha continuato, le prime notizie erano che era stata gravemente ferita, ma era ancora viva. Punto. Il mondo impazzirà completamente, vero? Vedremo una reazione che non abbiamo mai visto prima. E potrebbe distruggere tutto. Potrebbe distruggere la monarchia. L'autore reale ha continuato rivelando come il segretario privato del principe, Stephen Lamport, abbia risposto, sì, signore, penso che potrebbe. Sarà molto difficile per sua madre, signore.